Sì, grazie. Anch'io, Presidente, voglio intervenire a titolo personale per sottolineare che questa mancata aggiunta di fondi per la cooperazione internazionale in realtà è deputato lo specchio... Deputato del Mastrelle Vedove. Deputato? Deputato. Per favore. Andiamo avanti. Dicevo che questo mancato intervento sui fondi della cooperazione non è altro che lo specchio di una totale assenza di una visione di politica estera. Io non posso non ricordare in questa sede l'ignominioso episodio della maggioranza che ha portato in quest'aula una risoluzione che impegnava il governo a non decidere sul Global Migration Compact. Una cosa mai vista, una politica estera balbettante, incerta, indecisa, che non ci fa sapere cosa facciamo con la Russia, che ci fa alleare con i nostri peggiori avversari e che sul tema incredibilmente importante della migrazione si rivela per quello che è semplicemente uno strumento, un argomento utilizzato in modo strumentale per fare consenso politico sulla pelle delle persone che hanno bisogno. Grazie. Se nessun altro chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 7. La votazione è aperta.